Perché in Italia non è, non stiamo vedendo le prime band emergenti utilizzare gli NFT? Perché? Ok, sì, magari i tempi sono un po' prematuri, scusate, è ancora presto, però qualcuno tra gli emergenti dovrebbe lanciare un NFT. Abbiamo visto in questo canale YouTube che qualche big lo ha fatto, abbiamo visto Morgan, Mondo Marcio, molto interessante questo progetto, ne ho parlato, guardatevi il video in questo canale. Iscrivetevi a questo canale perché se volete approfondire gli NFT c'è proprio una playlist NFT in musica dove c'è proprio un corso, è un corso con la playlist dove vi spiego che cosa sono e come pubblicare e venderli adesso. Magari nel futuro deve essere un po' più accessibile la cosa, non ci deve essere un wallet, non dobbiamo convertire in Ethereum, non, le gas fee sono troppo alte, allora dobbiamo usare Polygon. Forse c'è un problema, però io vorrei che gli artisti capissero che anche per loro, per gli emergenti, gli NFT sono una grande opportunità. Forse è per questo che non si usano ancora gli NFT nella musica, gli artisti emergenti soprattutto ancora non stanno facendo questo switch mentale, forse perché hanno un po' di confusione. Andatevi a vedere il mio video come gli NFT cambieranno la musica, lì vi spiego che ragazzi c'è ancora un po' di confusione. Non dovete lanciare l'NFT della canzone, dovete lanciare l'NFT del vostro progetto, una collezione di NFT e dare una serie di benefici. Allora io che scopro l'artista che mi piace, ok, lo voglio supportare, acquisto l'NFT, ma ci investo anche, perché con il tempo quell'artista può crescere e quindi il valore della magari prima collezione, no, di NFT aumenta. E lui non solo guadagna quando lo vende l'NFT, ma guadagna quando io, per esempio, fan, decido di rivenderlo perché è aumentato di valore e voglio trarne un profitto. Secondo me ancora in Italia nessuno usa gli NFT a livello di band emergenti, forse perché c'è ancora confusione. Dobbiamo capire che il progetto NFT di una band deve essere legato proprio alla band in generale, non alle singole release. Ok? La musica continuerà ad essere pubblicata, ma come ho già detto, mi sa, in qualche video, anche ieri ho pubblicato due video short. Nel futuro la musica ci sarà rilasciata gratuitamente e gli artisti potranno guadagnare tramite gli NFT, ma l'NFT deve essere legato al progetto dell'artista. L'artista lancia la sua collezione di NFT che dà dei benefici. Veramente andatevi a vedere il video come gli NFT cambieranno la musica, lì spiego tutto meglio e iscrivetevi a questo canale e guardatevi la playlist NFT e musica se volete essere un passo avanti, proiettarvi nel futuro. Perché è lì che stiamo andando. Magari in Italia saremo lentissimi, saremo gli ultimi, ma è lì che stiamo andando. Stiamo andando in quella direzione. Cioè gli artisti che rilasciano la loro collezione di NFT, che magari chi prende l'NFT ha tutta la musica, ha degli accessi esclusivi con la band, si ha un rapporto di vicinanza, si va nel backstage, tutta una serie di vantaggi. Questo diventerà la norma. Però cercate di capire che cos'è un NFT e che cos'è un NFT legato ad una band musicale. Quindi iscrivetevi a questo canale, date un'occhiata ai video, fatemi sapere che ne pensate, vi aspetto nei commenti. Questo video doveva essere uno short di 1 minuto e invece siamo a 3 minuti e mezzo, ma va bene così. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!